4 volte in cima all'Everest, 7 dei 14.800 già conquistati, tutti rigorosamente senza ossigeno. E questo è un brevissimo profilo di Simone Moro, penso senza offesa per nessuno, il più grande alpinista italiano in attività, che abbiamo avuto il piacere di ascoltare qui a Milano in occasione di Magenta Osteoarea, il convegno giunto alla terza edizione organizzato dalla dottoressa Scarpellini. Un'occasione per fare il punto sull'attività alpinistica agonistica, quella estrema, quella che solo pochissimi uomini al mondo sanno portare avanti e soprattutto riportare a casa. E ne parliamo con lui per farci raccontare un po' la sua esperienza. Senti Simone, che cos'è per te il successo? Per te che sei un alpinista di fama mondiale, cosa vuol dire successo? È la realizzazione di un sogno, quindi se ognuno di noi ha un sogno, riesce a lavorare su questo sogno, riesce a raggiungere e materializzare questo sogno, ha raggiunto il successo. Quindi il successo per me non è per forza vincere, non è per forza andare in cima a una montagna, ma è un po' tutto il percorso che sta prima. Nel mio caso il fatto di concepire un progetto di una salita invernale che può concludersi anche solo con un tentativo senza la vetta rappresenta una grande esplorazione, e siccome l'esplorazione era ed è ancora uno dei miei progetti, quindi molto spesso i successi miei non collimano e combaciano con quelli più ovvi o quelli giornalistici. Senti, ci dici due parole sull'allenamento fisico, soprattutto su quello mentale a cui ti sottoponi? Allora, io cerco di prepararmi in tre modi: un punto di vista fisico, un punto di vista tecnico e un punto di vista tattico o psicologico e psicologico. Allora, fisico, cerco di essere una macchina resistente e quindi un atleta aerobico. Le capacità aerobiche si possono sviluppare in tanti modi. La corsa è quella che mi piace di più rispetto ad altri. Corro dai 100 ai 140 km la settimana. E quindi sono tante ore passate da solo correndo. Durante quelle ore da solo correndo ci metto dentro l'allenamento psicologico. Penso molto a ciò che devo fare, alle condizioni che troverò, alla disciplina o autodisciplina che devo avere per mantenere costanza nella preparazione. E tra l'allenamento psicologico e la corsa c'è anche l'allenamento tecnico, ossia io devo essere poi uno che scala le montagne, quindi cerco di arrampicare su roccia, su ghiaccio, su misto, a seconda delle stagioni. Senti, tu ormai hai insomma diversi anni di attività alle spalle, ecco, come hai fatto a, appunto, come ci raccontavi qui in sala, a evitare traumi, contusioni, quindi a resistere, appunto, ad abituare il tuo corpo a resistere a questi sforzi pazzeschi a cui lo sottoponi, quindi anche per esempio l'artrosi, come hai fatto? Io cerco sempre di ascoltare molto i segnali che mi arrivano dal corpo. Noi abbiamo tutta una serie di spie luminose, immaginarie ovviamente, che si materializzano e ti fanno capire che esistono mandandoti dei segnali. Quando arrampicavo tanto su roccia, su appigli piccoli, e cominciavo a sentire dei dolori che non erano solo di pura contrazione muscolare o di puro sforzo, ma che preannunciavano infiammazioni, tendinopatie, epicondiliti, epitrocleiti, ecco, in quel caso sono sempre uno che si è fermato. Non ho mai preteso e obbligato al mio corpo di agire soffrendo quei tipi di segnali. Tuttavia sono uno che invece obbliga molto il mio corpo a non ascoltare i segnali tipo c'è brutto tempo, la stanchezza, cioè tutti quei segnali che sono poi alibi e che cercano di preservarti dalla fatica, ma pura fatica, dello sforzo fisico. Quindi sono uno abbastanza severo con me stesso in termini di volumi e di costanza dell'allenamento, ma uno molto molto sensibile dai segnali che ricevo. Qual è il tuo rapporto col dolore, Simone? Allora, penso uno di essere uno che lo sopporta bene, lo sopporta tanto. Sono uno che lo percepisce, quindi non è che lo sopporto perché non lo sento. Diciamo, l'attività, la vita, lo sport che faccio mi hanno messo molto spesso di fronte a dei dolori intensi, anche già solo quello di respirare, cercare di respirare e soddisfare con la quantità di ossigeno necessaria i tuoi polmoni a 8.000 metri, a 50 sotto zero, quindi respirare una miscela freddissima di aria, comporta la sopportazione di un dolore, come il dolore della fatica perché magari scali per 10 ore, non mangi e non bevi, oppure il dolore anche da urti e da traumi. Ecco, sono uno che ha spesso a che fare col dolore. Se è vero, come ho detto prima, che sto attento ai segnali che arrivano dolorosi legati a un potenziale trauma,
sono uno che quando il dolore non è legato al trauma, ma è legato solo alla resistenza o alla capacità di tenere duro, ecco, lì mi sono allenato bene, perché anche al dolore ci si allena. Senti, per finire, Mallory, che è stato un grande alpinista del secolo scorso, che è morto nel tentativo di scalare l'Everest, che potrebbe anche aver raggiunto, anche se purtroppo non si è mai potuto stabilire con certezza, quando gli chiesero perché voleva scalare l'Everest, lui disse semplicemente perché esiste. Qual è la tua motivazione, Simone? Beh, perché, mi verrebbe a dire perché esistiamo tutti. Noi non siamo qui in uno stato vegetativo. Mi piace pensare, sono sicuro che è così, che noi siamo un libro bianco e a noi è data facoltà di scrivere il nostro libro e la nostra di storia. È chiaro che una storia e un libro lo scrivi agendo e non lasciandoti scivolare di fronte a te un'esistenza, una quotidianità in cui tu non metti qualcosa. Insomma, non è sufficiente avere una bella biro, bisogna scrivere qualcosa per percepire il valore e dare un costrutto al fatto di possedere una bella biro. Ecco, noi possediamo una vita e possediamo una grandissima abbiamo una grandissima possibilità, quella di recitare un film che altri ci consegnano o quella di essere protagonisti del nostro di film. Ognuno ha il suo. Il mio apparentemente folle è quello di scalare una montagna. C'è quello di un medico, quello di un missionario, quello di un padre, di un politico, di un musicista, di un artista. Ecco, dobbiamo riprendere, secondo me, la percezione che esistere è già la più grande delle ricchezze e la più grande della possibilità. Poi sta a noi decidere se interpretare questa esistenza solo con il fatto che abbiamo un ciclo normale tra luce e sonno, cibarsi e non cibarsi e così via. Quello è uno stato vegetativo e non si sposa molto con la natura dell'uomo. Ci stiamo abituando purtroppo a questo stato, ma è dando uno scossone e ritornando indietro che probabilmente possiamo cambiare il mondo in cui ci stiamo infilando.